quello che diciamo in gergo chiamiamo un telescopio per raggi cosmici, nel senso che così come un telescopio è capace di vedere infinitamente, diciamo, a grandissime distanze, così questo telescopio permette di vedere in un certo senso i raggi cosmici, cioè particelle che vengono dal di fuori dell'atmosfera e che sono molto penetranti. Quando diciamo che questo apparato è capace di vedere dei raggi cosmici, intendiamo dire che è possibile misurare con alta precisione e il loro tempo di arrivo, e il tempo viene misurato con una precisione di alcuni miliardesimi di secondo da questi rivelatori, che si chiamano scintillatori plastici, che si trovano, cioè, abbiamo due piani questi, uno qui e un altro in fondo, e questi ci permettono di misurare il tempo di arrivo con una precisione dell'ordine di qualche miliardesimo di secondo, mentre invece altri due gruppi di rivelatori, che si chiamano camere a deriva, che sono qui mostrate, permettono di misurare il punto d'impatto di questa particella, di questo mesone mu penetrante, con una precisione di alcuni millimetri. Quindi noi siamo capaci in questo sistema di ricostruire il percorso di queste particelle penetranti e quindi di misurare il loro punto di impatto e il loro istante di arrivo su alcuni rivelatori, queste camere, questi rivelatori che si trovano nel piano centrale e che si chiamano resistive plate counters, che in qualche modo assumono in sé sia le caratteristiche degli scintillatori che delle camere a deriva, nel senso che permettono di misurare contemporaneamente, anche se con precisione minore, sia il tempo di arrivo che il punto di impatto di queste particelle. Questo telescopio è un telescopio per completamente elettronico, nel senso che tutte le informazioni che vengono acquisite, che questo telescopio è capace di dare, vengono acquisite con un sistema di acquisizione dati molto complesso, in cui tutta l'informazione che viene fornita dal rivelatore viene digitalizzata, cioè viene messa in forma digitale, e attraverso quel sistema di acquisizione viene poi trasferita a un computer per una successiva analisi.